In Abruzzo il 48% della costa sabbiosa è occupato da concessioni marittime a fronte di una media nazionale del 42,8%, con un aumento in regione del 12,5% delle spiagge impiegate dagli stabilimenti, che sono passati dai 647 del 2018 agli 891 del 2021. E questo uno dei dati contenuti nel rapporto Spiagge 2021 di Legambiente, che fotografa la situazione anche a livello locale. Così Pescara risulta il comune abruzzese con la maggior percentuale di spiagge occupate dalle concessioni, l'84%, seguito da Alba Adriatica, Francavilla al Mare e Monte Silvano. Il 4,3% è invece la percentuale di costa abruzzese sottratta alla balneazione per inquinamento, a fronte di una media nazionale del 7,7%. Questi e altri dati sono stati illustrati in conferenza stampa da Silvia Tauro e Giuseppe Di Marco di Legambiente Abruzzo, che si sono soffermati anche sulla situazione preoccupante dell'erosione costiera legata ai cambiamenti climatici. Un'erosione che vada contrastata tenendo conto dei cambiamenti climatici, non solo con i lavori di barriere fisse che noi continuiamo a fare e che spesso sono una risposta a delle mareggiate improvvise, a degli eventi spot, e che invece non tengono conto, ad esempio, dell'innalzamento del livello del mare, a cui anche la nostra regione su alcuni tratti sta andando incontro. Non solo quindi barriere, che oggi insistono su quasi il 70% delle nostre coste sabbiose, ma soprattutto una pianificazione dei territori che inizia anche a prevedere un'effettiva, ad esempio, delocalizzazione, dove purtroppo non potremo far niente, il mare avanzerà, è un fenomeno irreversibile, dobbiamo riprogrammare la vivibilità e la vita dei territori. L'Abruzzo comunque ha un 48% di costa sabbiosa occupata dalle concessioni, ma ci sono regioni che arrivano addirittura a un 70%, quindi ci rendiamo conto di quanto in realtà abbiamo lavorato per preservare comunque una fruizione in qualche modo ancora libera e democratica delle nostre coste. È vero che negli ultimi 3 anni abbiamo avuto un incremento delle concessioni, però è anche vero che ad esempio la nostra regione è tra quelle che hanno legiferato per garantire, anche che sono, se con una percentuale non molto alta, che almeno un 20% di coste venga mantenuto libero. Quindi ci sono anche esempi positivi di spiaggia, in Abruzzo ne abbiamo 2 in particolare. Che in queste cose ci sia una sinergia tra i tratti di arenile in concessione e le spiagge libere. La spiaggia quindi inaugurata a Monte Silvano, la spiaggia inclusiva, la spiaggia accessibile, ed è considerata oggi, per come attrezzata, anche per l'assistenza che viene garantita, non solo per le strutture, forse la prima in Italia a questo livello, quindi di accessibilità e inclusività. E poi l'esperienza quindi dell'area marina protetta del Cerrano. È importante che all'interno di questo percorso ci sia un quadro nazionale che vada nella direzione di creare un piano di adattamento e resilienza climatica, soprattutto per combattere il tema dell'erosione, ma dell'innalzamento delle acque. La sostenibilità deve essere al centro, non possiamo permetterci una situazione che esiste solo in Italia, non possiamo più permetterci di rimanere inerti. Vanno fatte le scelte con coraggio nella giusta direzione, che è quella della sostenibilità.